Ciao ragazzi, bentornati da Crimax in quarantena. Allora, ovviamente non avendo niente da fare in questi giorni, cellulare un po' sempre in mano, quindi Facebook, Instagram, guardo le vostre dirette, cazzeggio diciamo, mi sono imbattuto su questo rig nella pagina della Nash Tackle Italia, ovvero il Rami Rig. E ovviamente quando ho visto che è un terminale per wafter e bilanciate o pop-up, subito mi sono un attimo incuriosito. E tanto incuriosito che ne ho già preparati due e adesso ne preparo uno insieme a voi. Molto molto bello come rig, come tutti quelli pop-up vado pazzo, mi piacciono. E dopo andiamo a leggere anche le peculiarità di questo rig. E basta, andiamo a vedere che cosa serve e iniziamo a farlo insieme. Non è difficile, assolutamente. E non vorrei dire una cavolata, però è leggermente costoso perché ci vogliono un po' di minuteria per fare questo rig. Allora, partiamo subito dall'amo. Io vabbè, sto usando i Curve Shank della Quiet, fatalità all'ultimo perché li ho finiti tutti in questi giorni. Amo. Poi ci servirà il termorestringente Shrink Tube, ovviamente anche questi di casa Quiet, Bait Screw, Anti-Tangle, poi il filo, quello che l'altra volta vi dicevo che ha sostituito quello che usavo da 2 anni a sta parte. Questo qua è lo Skylink, sempre di casa Nash, gravel, 25 libbre, colorazione brown. È un Kevlar Core, quindi semi effondante e rivestito ovviamente. Dopo dovremo andare a sguainarlo un attimino. Pasta Klingon della Nash, già la conoscete, ve l'avevo già fatta vedere. Quindi pasta in tungsteno, forbicina e il famoso attrezzo che avete visto l'altra volta che serve per togliere il rivestimento dal terminale. Dopodiché ci servirà una piccola pallina in tungsteno per andare a bloccare la bait screw, 2 misure degli shrink tube, una un po' più grande e una un po' più piccola, poi vi spiegherò perché. E basta, direi che possiamo iniziare a montare il nostro rig, non serve nient'altro. Tiro via un po' di cavolate che c'ho sul tavolo, ovviamente accendino. Bene, siamo pronti. Allora, eccoci qua. Prendiamo il nostro Skylink. Io per comodità l'ho già tagliato, ho preso uno spezzone da 20 cm. Dopodiché andiamo a prendere il nostro amo Curve Shank ed eccoci qua. Allora, primo passaggio ragazzi, vado a prendere il nostro spezzone e semplicemente lo faccio passare dentro l'amo, quindi ci troviamo in questa situazione. Ora, non avendo nodi da fare, bisognerà pure in qualche modo legarlo, andiamo semplicemente a fare un nodo a 8 senza bucarci le dita. Vediamo di riuscire. Allora, facciamo passare prima la parte lunga, dopodiché andiamo a far passare la parte più corta. Ok, questa penso sia l'operazione più difficile di questo rig, che richiede un attimino di pazienza, però una volta superato questo ostacolo dovrebbe essere tutto in discesa. Ok, andiamo a tirare e a fare il nostro nodo. Sti ami pungono che è un piacere, quindi buon segno. Ok, ci troviamo in questa situazione. Adesso vado a tagliare la parte superflua del filato e voilà. Ok, quindi abbiamo legato il nostro amo facendo un nodo a 8, semplice, semplice. Adesso andiamo a prendere i nostri shrink tube. Ne prenderò uno trasparente in modo da farvi vedere tutto ciò che succede dentro. Eccoli qua. Vado a prenderne 1,5 cm, non di più. Serve giusto per dare l'angolazione
al rig, il resto lo metto via per la prossima volta e lo facciamo passare dentro al nostro, anzi facciamo passare il filo dentro lo shrink tube. Sorpassiamo il nodo e ci andremo a trovare in questa situazione. Adesso non si vede perché è trasparente, ma vediamo se mettendolo un po' a fuoco riusciamo a vederlo. Eccolo qua, ok? Perfetto. Adesso la parte dove bisogna stare un attimino attenti, ovvero quella di andare a restringerlo col calore. Qua tanti di voi diranno sì, ma con l'accendino non si fanno ste cose, però ho un finale abbastanza importante perché è un 25 libre e soprattutto con un po' di attenzione si può fare tutto. La fiamma non va a contatto diretto ed ecco qua, quindi gli ho dato anche una curvatura come vedete. Ok, una volta fatto questo vado a prendere la mia bait screw. Ovviamente voi usate quella del marchio che più vi piace, io prenderò questa, la vado a far passare dentro il nostro anellino, l'amo ovviamente, eccoci, quindi siamo arrivati a questo punto e adesso vado a prendere una pallina di tungsteno per bloccare, che non è qua ma è da questa parte, eccola qua, perfetto, nera così, e la faccio passare facendo sì che la parte più piccola vada poi verso la bait screw. Essendo una specie di pera, diciamo che il collo va fatto stare verso la bait screw. Ok, e siamo arrivati a questo punto. Vediamo se si vede. Sì. Quindi ricorda molto alcuni rig pop-up che ho fatto in passato. Se non per una differenza, che adesso andiamo a prendere una shrink tube un po' più piccola, ne tagliamo giusto un pezzettino, 5, 6, 7 mm. Tiriamo un attimo giù la pallina in tungsteno. Andiamo a inserire lo shrink tube dentro l'amo. Ok, vedete? Eccolo qua. E lo portiamo verso la curvatura. Adesso andiamo anche qui, stando attenti, con l'accendino a chiuderlo un pochettino. Ok. Un po' di calore e via. Ripeto, queste cose andrebbero fatte con la vaporiera, però non ce l'ho, quindi facciamo meno. Adesso ritiriamo su la pallina in tungsteno, controlliamo che il tubicino sia ben fermo, altrimenti gli diamo un'altra scaldata in modo da fissarlo meglio. Una volta tirata su la pallina in tungsteno, siamo arrivati a questo punto. Eccoci qua. Quindi abbiamo fatto un nodo a 8 per collegare l'amo, abbiamo messo uno shrink tube trasparente in questo caso per andare a sigillare il tutto, bait screw, un'olivetta in tungsteno per fermare la bait screw e un piccolo termorestringente qua sulla punta dell'amo. Vediamo se riesco a farvelo vedere meglio. Sì, vedete anche la curvatura, ha preso una bella piega. Ok, fatto ciò, il terminale diciamo che è arrivato alla sua fine. Ora, cosa ci manca? Ci manca un anti-tangle, ok? Andiamo a prendere l'anti-tangle. Vado a tagliare la prima parte in modo da far entrare bene il filo, perché questo filo è molto rigido e spesso, quindi
potrebbe far fatica. Infatti qua c'è una parte che forse è meglio tagliare un attimo, se no non entrerà mai. Ok, e andiamo a inserirlo. Ok, una volta inserito andiamo poi a fare il nostro nodo, ma prima, come vi avevo detto, andiamo a utilizzare questo attrezzo. Questo è della Nash, che serve appunto per sguainare il finale, e per un centimetro vado a togliere, ok, il rivestimento, in modo da renderlo molto leggero, in modo che possa veramente fare tutte le torsioni del caso in base alla spirata della carpa. Adesso, prima di mettere la pasta in tungsteno, vado a finirmi un attimo il rig. Quindi, considerando che lo voglio come al solito corto, per quando utilizzo i rig pop-up, appunto resto sul corto, vado a chiuderlo. Ok. Perfetto, solito nodo 8, quindi creo l'asolina. Oppa là là. Andiamo a tagliare il pezzo in più. Ok, do una tirata con i denti, scusate. Eccoci qua, adesso vado a far salire l'anti-tangle e diciamo che il rig è pronto. Cosa manca? Manca solamente di bilanciarlo. Però attenzione, se usiamo una wafter, quindi una bilanciata, non servirà probabilmente la pasta in tungsteno, mentre se usiamo una boiler pop-up, allora bisognerà bilanciarlo. Adesso non vi faccio vedere su questo rig, perché lo tengo neutro, ma vi faccio vedere quello che avevo creato in precedenza, che è questo qua. Quindi un attimo solo, eccolo qua, vedete? Ho bilanciato con la pasta in tungsteno la mia pallina pop-up del 16. Il rig è completato praticamente, non c'è altro da fare. Quindi abbiamo un'ottima angolatura, la possibilità di decidere se pescare con una pallina bilanciata o una pallina pop-up. Quando useremo la pallina pop-up andiamo a controbilanciare con la pasta in tungsteno. Sostanzialmente il rig non è difficile, è molto facile. Basta solamente avere tutta l'attrezzatura, perché come ho detto in apertura è un rig che ci fa usare veramente parecchio materiale. Anti-tangle, pasta in tungsteno, il terminale ovviamente, shrink tube per dare l'angolatura giusta, l'amo, il base screw, la pallina in tungsteno, un piccolo shrink tube per fermare la pallina in tungsteno. Quindi di materiale ne serve. Ovviamente se uno ha tutto in casa, se lo fa con molta tranquillità e facilità. Io qua ne ho creato un altro, una versione con del mais finto, quindi possiamo giocarcela come vogliamo su questo rig. Ognuno ha le sue preferenze. Adesso, se mi date un attimo, vi leggo quelle che sono le peculiarità di questo rig viste da Nash. Allora, rami rig. Il rami rig ha lo scopo di avere una ferrata immediata e soprattutto una garanzia di tenuta durante i combattimenti più intensi. Ora, se non sbaglio, la garanzia di tenuta è data anche dal filo che stiamo usando e dal nodo che abbiamo creato per fissare l'amo, però leggo un po' quello che c'è scritto e cerco di capirlo a modo mio. La doppiatura del filo unita al termo restringente e alla curvatura eccellente, loro mettono del Fang X, che è il loro amo, io ho usato un Curve Shank, ma mi sembrano molto simili, permettono una rotazione veloce anche con carpe diffidenti e sottoposte a forte pressione di pesca. Inoltre lo Skylink, che è questo filo qua, ripetiamo, permette di avere un terminale antigroviglio grazie al suo rivestimento. Infatti vi ho detto che è molto rigido come filo, veramente spesso.
molto versatile qualora volessimo passare da una wafter bilanciata ad una piccola pop-up, aggiungendo la bilanciatura della pasta in Klingon Putty, che è questa qua, fatalità. Quindi, che cosa ci ha detto con questo ultimo passaggio? Che noi possiamo usarlo tranquillamente così quando andiamo a usare una bilanciata. Io ora qua c'ho chicchi di mais, ma era giusto per farvi vedere un innesco alternativo alla pop-up. Quindi usiamo la pasta in tungsteno invece per andare a bilanciare quando andremo a inserire una pop-up. Basta, il rig è finito, ragazzi. Sostanzialmente non è nulla di difficile, come ho già detto. Cerchiamo di farlo rivedere bene un'altra volta. Mi sembra che si veda abbastanza bene. Adesso c'è anche il riflesso del sole, ma non importa, l'avete visto. Poi ci saranno delle foto a seguire in modo che possiate vederle molto meglio di come vi sto facendo vedere adesso. E che dire, lo userò sicuramente come tutti i rig pop-up che uso. Sapete che nelle mie sessioni almeno una, se non due canne sono pop-up. Oltre che al mio amato spinner rig, andrò sicuramente a provare questo quando ci permetteranno di tornare sulle sponde dei fiumi, perché inizia a farsi sentire la mancanza della pescatina serale e settimanale. E niente, spero che questo video, come al solito, vi sia piaciuto. Se qualcuno l'ha già provato, ha consigli da darmi su come usarlo meglio, l'ha provato, non gli è piaciuto, nei commenti, ragazzi. Ricordo il canale Instagram Creemax_carfishing, Creemax Carfishing su Facebook e creemax2018@gmail.com la mail. Basta, come al solito vi ringrazio a tutti perché siete in tanti che ci seguite, ci fate domande. E niente, noi ci rivediamo spero presto sulle sponde dei fiumi, e altrimenti al prossimo video. Ciao ragazzi!